Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Tante volte sentiamo dire non ho più quattrini, cioè per dire che non ho più soldi, no? Ecco, in realtà il quattrino, il soldo, il denaro sono espressioni diverse. Come ho avuto modo di raccontare in precedenti puntate di questa rubrica di economia umanistica, che ritorna alla storia dell'uomo, perché per capire l'economia bisogna rimettere l'uomo al centro e non solo le borse come si fa oggi, io ho deciso di raccontarvi un po' questa storia. Nel XIII secolo c'erano sostanzialmente tre tipi di monete: le piccole monete d'argento, le grandi monete d'argento come il grosso di Venezia, e poi cominciano a svilupparsi di nuovo le coniazioni di monete in oro, che era fondamentalmente una rarità, almeno per l'Occidente. Più o meno fino al 500, grosso modo, si va avanti quindi per alcuni secoli con questa tre tipologie di monete: piccolo argento, grande argento, monete d'oro, ma non erano per lo più dalle città italiane e da tutti i piccoli regni. Immaginate quante tipologie di monete c'erano all'epoca, perché non c'erano ancora gli stati nazionali. Non erano stampati i valori delle monete, cioè la moneta era una unità di conto, ma di fatto tutti gli scambi, cioè i prezzi, venivano misurati nelle antiche unità di misura che risalivano, come già vi ho spiegato, al periodo di Carlo Magno. Quindi le differenze erano espresse in lire e soldi, dalla parola latina solidus, cioè solido. Bene, la lira e il soldo erano le unità di misura di fatto internazionali. Così va avanti per secoli questa storia, ma basti pensare che, per esempio, vi ho raccontato in una precedente puntata che c'era una triade aurea: il fiorino di Firenze, il genovino di Genova, il ducato di Venezia. Ma un fiorino a Firenze, per esempio, nel 1200 poteva valere, supponiamo, una lira. Un secolo dopo poteva valere 3 lire, due secoli dopo valeva 7 lire. Allora c'è di fatto una svalutazione del potere di queste monete, finché a un certo punto le piccole monete, soprattutto le monete d'argento piccole, spariscono, ed ecco che entrano in gioco delle sottunità di misura. Il famoso quattrino, per esempio, che era l'equivalente di 4 denari, cioè un quattrino era equivalente a 4 denari in argento. Quindi ho fatto questo breve excursus storico perché voglio confutare le sciocchezze che vengono dette dagli ignoranti in rete, e cioè che le banche siano semplicemente un'evoluzione degli usurai. Non è così. Le banche nascono per esigenza di cambio tra le monete. Questa è l'origine della banca medievale, che poi diventa la banca moderna. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.